Sottosegretario Faraone, ha parlato per l'anno prossimo di 1 milione di ragazzi che verranno messi in contatto con il mondo del lavoro attraverso la scuola. Ecco, qual è la normativa per agevolare questo processo? Ma la legge 107 prevede il fatto che sia obbligatorio per le ragazze e i ragazzi a scuola costruire esperienza di alternanza. È obbligatorio sia per i ragazzi che andranno all'istituto scientifico, agli istituti tecnici in genere, ma anche sull'istituto classico con esperienze di rapporti con i musei, con i siti culturali. 500.000 ragazzi l'anno scorso, 1 milione, più di 1 milione il prossimo anno, che potranno fare un'esperienza in relazione col mondo del lavoro. Credo che sia una rivoluzione in questo paese, una rivoluzione positiva. Ecco, ha anche parlato di una via tutta italiana al sistema duale. E come si concretizza? Quali sono le differenze rispetto ad esempio alla Germania? Ma in Germania, così come la provincia di Bolzano, l'idea del sistema duale prevede un'obbligatorietà di sbocco occupazionale, quindi si fa l'istruzione a scuola con uno sbocco che è legato a un contratto di apprendistato certo. Noi prevediamo questa ipotesi, che è quella che contiamo di sviluppare nel brevissimo periodo, perché il contratto apprendistato finora è stato uno strumento utilizzato in maniera assolutamente marginale, ma al tempo stesso anche un'esperienza educativa di alternanza, quindi di costruzione di questa relazione che non sfoci per forza in un contratto di lavoro. Per cui questo binario è importante, perché l'esperienza di rapporto fra istruzione e impresa è anche un'esperienza educativa. Si esce fuori da un luogo abbastanza ovattato come la famiglia o la scuola per andare nei luoghi dove c'è più, diciamo, libertà e dove c'è la necessità anche di costruire elementi di educazione e di abitudine dei ragazzi. E questo credo che sia alla base della legge 107. Grazie. Grazie mille.